Negli scorsi giorni la Corte Costituzionale ha bocciato i quesiti proposti da varie associazioni per indire due referendum, uno sull'eutanasia legale e uno sulla legalizzazione della cannabis. Alla base di questa decisione ci sarebbero per la Consulta alcune imprecisioni nella stesura dei testi che avrebbero abrogato alcune parti del nostro codice penale. Nel caso della cannabis, il quesito chiedeva in sostanza di permettere la coltivazione di tutte le piante da cui derivano droghe, comprese quelle pesanti come coca e oppiacei, ma allo stesso tempo chiedeva di continuare a considerare illegale la raffinazione, la lavorazione e la distribuzione di qualunque sostanza al di fuori della cannabis e delle benzodiazepine. Le ragioni dietro al modo di agire dei promotori stanno nell'impianto della legge stessa, che riunisce le sanzioni per la coltivazione, la raffinazione e la distribuzione di droga in un'unica specifica parte del testo, costringendo così i promotori a modificare anche la parte relativa alle droghe pesanti. Questo, oltre al rischio non secondario di infrangere diversi trattati internazionali in tema di stupefacenti, ha portato la Corte Costituzionale a chiudere la questione con l'inammissibilità. Più complesso il caso dell'eutanasia legale, anche solo per una questione di definizione. Il referendum infatti avrebbe abrogato alcune parti dell'articolo 579 del codice penale, quello che riguarda l'omicidio del consenziente, una modifica che, secondo la Consulta, avrebbe inciso non solo sulle persone in stato di grave malattia o sofferenza, ma anche su persone sane, cosa che la Corte non ha potuto accettare. Ma la posizione espressa dai giudici costituzionali non ha convinto i legali rappresentanti dell'associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per i diritti civili. A Milano ha il suo studio l'avvocato Massimo Clara, uno dei legali che davanti alla Consulta ha difeso le ragioni dell'associazione sul tema dell'eutanasia legale. Noi lo abbiamo incontrato. Certamente una delusione per noi, che ci siamo molto impegnati, per 1.200.000 e più cittadini che hanno firmato per chiedere questo referendum, per un'occasione di democrazia che riteniamo sia stata persa. Certamente su questa strada si continuerà, perché 1.200.000 firme vogliono dire che il problema c'è ed è molto grande. Un altro referendum allo Stato penso che sia improbabile, perché questo era stato costruito proprio per salvaguardare, da un lato, la libertà di ciascuno fino alla fine, dall'altro, comunque, l'esistenza di una cintura di protezione, a proposito, adesso l'espressione che si usa sempre è quella dei deboli e dei fragili, o parte ovviamente i minorenni, ma in modo tale che nessuno potesse dare un consenso viziato, carpito, truffato, in qualche modo condizionato o anche reso debole, fragile come consenso dal fatto che la malattia, la sofferenza, la disperazione portassero a momenti di incertezza, di disperazione. Noi riteniamo, differentemente da quello che ha giudicato la Consulta, poi leggeremo la sentenza e la commenteremo, che questa cintura di protezione continuasse a esistere molto saldamente. Siamo, io credo, vittime di una cultura che in sostanza pensa questo: chi vuole fare l'estremo gesto evidentemente è fuori di sé, evidentemente è malato, quindi non è libero, non è cosciente, sta facendo una pazzia. Ecco, una persona che fa l'ultimo gesto è certamente una persona in una grande situazione di infelicità e di sofferenza, ma è una persona che può essere perfettamente cosciente, che deve essere informata, esattamente come chi va in sedazione profonda, esattamente come chi può avere l'aiuto al suicidio. Per cui non pensiamo che ci debba essere una protezione che cessa di essere tale ma diventa un obbligo a vivere, questo no. Certamente si chiede un passo in più alla politica, perché il Parlamento dovrebbe discuterne, e dovrebbe discuterne, credo, tenendo conto del fatto che, demagogia a parte, il grande problema italiano non è preoccuparsi ossessivamente della tutela di persone che eventualmente verrebbero coartate dal parente che vuol fare l'erede, ma il problema delle persone che vogliono concludere secondo i loro criteri e la loro dignità la propria vita. Guardare avanti, esattamente quello che l'associazione chiede alla politica. Da anni una proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita è arenata in Parlamento. Sono in tanti a chiedere che venga portata avanti. Ma cosa ne pensano i politici milanesi sul tema dell'eutanasia legale? Noi siamo andati in consiglio comunale per cercare di capirlo. Credo che la politica debba assumersi la responsabilità di decidere su un tema che si trascina ormai da 40 anni e che riguarda i diritti e le libertà di persone che sono in grandissima difficoltà.
non possiamo più permetterci di buttare ancora in là la palla. Non discuto e sarò molto attento nel vedere, come tutta la comunità del Partito Democratico, le motivazioni della sentenza, ma questo non toglie nulla alla necessità e all'urgenza di definire una legge sul fine vita. Assolutamente deluso dall'esito di questo quesito, purtroppo 1.200.000 firme di italiani non sono servite per far fare un passo avanti al nostro paese in fatto di diritti civili. Adesso speriamo che il Parlamento scriva una legge degna che permetta liberamente a un cittadino di scegliere come può condurre la propria vita, perché a mio avviso rimanere fermo in un letto non è vivere dignitosamente la propria esistenza. Non è vero che la consulta, come qualcuno ha detto, nega la partecipazione popolare. In Italia i referendum sono abrogativi, non ci sono referendum propositivi, e possiamo anche discutere del fatto che sarebbe bene che ci fossero referendum propositivi, ma nel momento in cui sono abrogativi si tratta di tecnicamente, cioè o si presenta una domanda che va ad abrogare e quindi a incidere su una legge particolare, su un codice particolare, o altrimenti dire il referendum per l'eutanasia è già propaganda. E quindi da questo punto di vista la Corte Costituzionale non ha potuto fare che la Corte Costituzionale, quindi osservare la correttezza della domanda, vedere che questo apriva a degli scenari enormi, cioè l'omicidio del consenziente, non era eutanasia, e senza appunto ragionare come dovrebbe essere con una legge in Parlamento, si aprono appunto, ripeto, scenari inquietanti che vanno al di là della Costituzione, e quindi bene ha fatto la nostra Corte a bocciare quella domanda. Delusissimo, noi lunedì presentiamo una mozione e penso verrà votata da tutti perché il Parlamento intervenga e legiferi in fretta per rispettare quello che è la volontà delle persone. Al di là dei credi politici e religiosi, noi dobbiamo rispettare la volontà delle persone, rispettare il loro dolore. Noi chiediamo questo.